una centrale di scambio, una stazione da parte di Enel e di Terna. L'impianto è stato realizzato con molte lotte da parte nostra col comune di Brescia, che non voleva farsi realizzare questo impianto. Alla fine l'investimento è stato fatto e l'impianto funziona in un modo un po' particolare: l'energia elettrica non viene ceduta alla rete di Brescia, perciò l'incentivo viene preso, mentre invece l'energia elettrica viene messa a benefit da parte dei cittadini. Questo è l'ultimo impianto che abbiamo realizzato fotovoltaico, con impianti da 3 mega e 4 su questo impianto fotovoltaico, in cui l'energia elettrica è totalmente in autoconsumo. Questa è la nostra filosofia: noi vogliamo realizzare impianti che non servano tanto come investimento.